sia amministrativa a Volla, azzeramento della giunta, si va verso una nuova giunta con uomini nuovi, con una maggioranza diversa e con numeri più risicati. Ne parliamo con l'ex sindaco e consigliere di minoranza Andrea Viscovo. E come stanno le cose? Allora Gina, buonasera. Io credo che è sbagliato parlare di crisi politica. Io penso che oggi bisogna parlare di fallimento del progetto politico Pasquale Di Marzo, perché è un progetto politico che doveva essere innovativo per questo territorio. Era stato presentato come la novità, e invece è stato di fatto il più grande flop della storia politica vollese. Il fatto che fin dall'inizio Pasquale Di Marzo è stato abbandonato da tutte le forze politiche che l'hanno sostenuto significa che ci troviamo di fronte ad una persona che ha delle incapacità politiche, che sul territorio non è stato capace di portare nessuna innovazione. Stasera è solo, diciamo, l'epilogo di questo fallimento. Sicuramente si andrà avanti ancora per un poco, si governeranno a 9, ma è un governo a 9 che è destinato a fallire in breve tempo. Io credo che ci sono dei grossi interessi su questo territorio che vogliono portare avanti questa amministrazione, perché è inutile che ce lo nascondiamo. Questa amministrazione è finalizzata a redigere il piano regolatore. Finito il piano regolatore, questa amministrazione andrà a casa. E non sono un profeta in questo momento, posso scommetterci qualsiasi cosa, Gennaro. Io credo che questo è l'argomento più importante che secondo me bisogna tenere sotto osservazione, e lo dico senza timore di essere smentito. Noi abbiamo chiesto come minoranza un consiglio comunale monotematico sul PUC proprio per far emergere questa situazione. L'amministrazione è un'amministrazione a scadenza, il sindaco è un sindaco scaduto, un po' come lo yogurt. Adesso lo tengono lì nel frigorifero in attesa che redica il PUC. Dopodiché questo sindaco andrà a casa. Allora io invito i cittadini a tenere sotto osservazione questo argomento e a capire quali sono le dinamiche vollesi. Volla è un territorio che può dare tanto, che ha delle potenzialità enormi, ma purtroppo la politica di questi ultimi anni ci insegna che purtroppo ci sono alcuni interessi che di fatto mobilizzano il territorio, mobilizzano tutte queste risorse positive. Nelle parole appena ascoltate, quindi ci sono dei poteri che hanno un interesse preciso al PUC, non poteri politici a questo punto, perché no, io credo... la maggioranza uscita dalle urne, come abbiamo già scritto, non è più quella che andrà adesso ad amministrare, perché vari gruppi sono usciti, qualcuno è entrato, quindi si è stravolto un pochettino anche il volere del voto di un anno e mezzo fa. Gennaro, è chiaro che il piano regolatore è un argomento scottante, ed è chiaro che ci sono interessi politici, interessi imprenditoriali, interessi dei cittadini e dei singoli cittadini, che vanno tutti quanti tutelati e garantiti. Okay? E quindi è chiaro che ci sono interessi anche sovrapolitici che devono in qualche modo essere presi in considerazione, ed è chiaro che la pressione per la politica in un momento storico così importante è altissima, non ce lo dobbiamo nascondere, cioè è inutile che si gira intorno agli argomenti. Oggi credo che la crisi politica di questa amministrazione è una crisi politica importante che deve essere presa in considerazione dalla cittadinanza. La cittadinanza deve capire perché Pasquale Di Marzo governa a 9, perché resiste attaccato a quella poltrona nonostante ci siano questa situazione. Io voglio giocare con te e ti faccio una domanda. Secondo te, perché l'assessore Gilberti oggi va via? Perché l'assessore Manfellotti oggi va via? Tu sei un conoscitore di questo territorio, conosci bene quali sono le dinamiche le dinamiche politiche che presenti sul territorio. E è assurdo che due forze politiche così importanti come quella che sosteneva Vincenzo Manfellotti e quella che sosteneva Luigi Giliberti oggi
Vanno via da un'amministrazione? Vanno via da un'amministrazione? Secondo te è normale? In quale paese normale ciò avviene? Sono due forze politiche importantissime che abbandonano un sindaco facendo delle accuse gravi di incompetenza, accuse di poca capacità a decidere. E chi rimane legato a questo sindaco? Rimangono legate quelle forze politiche che da anni hanno sul territorio, sono legate al territorio sotto determinati aspetti. Stop, questa è la verità. Quindi il sindaco Di Marzo, dal canto suo, dice di non essere legato lui alla poltrona, non avere alcun governo di scopo, ma più che altro ci sono le forze che sono andate via, sono quelle lì che avevano interessi a qualche poltrona e per questo motivo si sono allontanati. Gennaro, la realtà che dobbiamo raccontare ai cittadini è una sola, che in un anno e mezzo questa amministrazione ha portato solo ed esclusivamente fallimenti. Un interesse chiaro, un interesse finalizzato a redigere il piano regolatore, si sta parlando solo di questo all'interno dell'amministrazione, abbiamo perso l'ambito. Abbiamo avuto diffide per quanto riguarda i revisori dei conti in merito ai bilanci che sono stati redatti tutti male. Non c'è stato un provvedimento redatto in modo corretto, cioè errori banali, basilari, cioè cose che veramente vergognose. Abbiamo ottenuto una fuga del personale, sono andati via dipendenti che in un modo vergognoso e nessuno ha fatto nulla per mantenerli. E ti ricordo che oggi il comune di Pulla è senza segretario comunale, senza il responsabile dell'ufficio finanziario, con l'ufficio tecnico Monco, abbiamo un ufficio, una macchina comunale disastrosa. Come si fa a rimanere, a non dire che il sindaco è attaccato alla poltrona, se non ha più le forze che lo sostenevano in campagna elettorale accanto a sé, e non ha più una macchina comunale che lo può in qualche modo sorreggere ed aiutare. Un sindaco con una dignità politica oggi dovrebbe rassegnare le dimissioni e dire alla città: scusate, ho distrutto un paese in un anno e mezzo. In un anno e mezzo ha distrutto un paese. Lui, il sindaco da parte sua, dice: io ho ereditato. Ho ereditato, conoscevo forse già, ma ho ereditato tante incongruenze, tanti problemi, tante problematiche dal 2014 ad oggi, che non sono certamente mie in un anno e mezzo, ma sono di più sindaci e commissari. Cioè, dal 2014... Io ho avuto la fortuna e il piacere di fare il sindaco di questo comune. Sono fiero di averlo fatto e di aver vinto in quel modo. E non mi sono mai permesso, mai, di dire ho ereditato, è colpa di. E ti spiego perché. Perché se io mi candido a sindaco, sono consapevole che ci sono delle problematiche e devo avere la capacità e la forza, se sono più bravo degli altri, di risolverlo. Quando vengo accusato di dire tu hai fatto il sindaco, cosa hai fatto? Io cosa ho fatto? Io sicuramente, se fossi stato capace di fare il sindaco, lo starei ancora facendo. Probabilmente non sono stato capace, ma sicuramente Pasquale Di Marzo sta dimostrando la peggiore incapacità. Allora, quando si dice è meglio una cattiva amministrazione che il miglior commissario, io dico è vero, forse è meglio avere un'amministrazione che il commissario, ma non in questo caso. Non in questo caso, perché credo che oggettivamente questa amministrazione è un'amministrazione fallimentare sotto tutti i punti di vista. Cioè non c'è una cosa positiva, se non il forum dei giovani, peraltro fatta dall'assessore Manferlotti, che era l'ultimo provvedimento fatto proprio dall'assessore Manferlotti, che poi è andato via. Negli auguri di fine anno il sindaco raccontava questo, il forum dei giovani. Bene, il forum dei giovani è una bella iniziativa. Poi? Zero assoluto. Quindi, a quanto sto capendo, è un'amministrazione che rifarà una nuova giunta sicuramente, nei termini che ha detto, che il sindaco ha annunciato circa una settimana, avrà una maggioranza, anche sì, per un solo voto, che lo manterrà in vita e che non dovrà preoccuparsi di procedere con la sua amministrazione fin quando non approva il PUC. Come sto capendo, perché non avrà problemi di numeri se approva il PUC e porta il PUC in giunta fino alla scadenza del 20 gennaio, 21 gennaio,
ma anche laddove lo dovesse approvare, io credo che sono 9 consiglieri, ma sono 9 gruppi politici. Quindi, dopo tenere insieme 9 gruppi politici, dopo aver approvato il PUC, non credo che sarà facile. Perché 9 gruppi politici non ci sono 9 assessori. Non ci sono 9 assessori. E ti ripeto, credo che oggi la città deve sapere che ci troviamo in un momento difficile, ma soprattutto io mi auguro che la scelta degli assessori sia una vera scelta innovativa, perché posso essere ulteriormente profeta, verranno ripescati l'assessore Coppito, l'assessore Ruotolo e l'assessore De Lucia. Okay. Poi ci saranno 2 novità, ma saranno 2 novità marginali. In realtà tutta questa operazione è stata fatta, mi assumo le responsabilità, per mettere fuori Luigi Gilberti e mettere fuori Vincenzo Manferlotti. Questo era l'obiettivo del sindaco. Allora credo che se questa è la verità non ci sarà nessuna innovazione nella nuova giunta. Poi mi auguro per il bene della città che verranno delle persone sul territorio in grado di risolvere tutte queste problematiche, perché attenzione, le problematiche ci sono ma devono essere affrontate, e la mia accusa a questa amministrazione è l'incapacità di affrontare le problematiche, l'incapacità di prendere decisioni, l'incapacità di fronteggiare politicamente a tutta una serie di problematiche. Ok? Tu ricorderai che qualche, penso 8 mesi fa, abbiamo avuto sul nostro territorio un'indagine sulle zone F. Okay? Il sindaco non ha mai preso una posizione nascondendosi dietro c'è la procura. Noi siamo la politica, cioè la politica non può nascondersi dietro ci sono delle indagini in corso. Oggi la politica deve prendere delle posizioni su tutte le argomentazioni, dall'edilizia, al commercio, al personale, sull'urbanistica, su tutto. Se ciò non avviene significa che bisogna fare un passo indietro e dire non sono capace, perdonatemi, ho sbagliato, vado via. Purtroppo queste dinamiche, queste problematiche non sono, dobbiamo dirlo, non sono solamente ed esclusivamente di marzo, anche dell'amministrazione Viscovo e anche prima ancora. Ormai sono, sono un decennio che Volla è praticamente ferma. Che cosa si può auspicare, a parte quello che sarà adesso nel breve termine? Cosa dovrebbe essere il bene di Volla? Allora, le problematiche urbanistiche sono problematiche annose, il piano regolatore non viene fatto da decenni, okay, quindi stiamo parlando da quindi, quindi non è il punto non è, è chiaro che la responsabilità non si può fare la responsabilità urbanistica non si può far ricadere su Di Marzo, ma oggi il sindaco è Di Marzo e deve affrontare lui le situazioni. E quindi, cioè, se io non sono capace di affrontare le situazioni, devo in qualche modo trovare un rimedio. Se il rimedio è quello delle dimissioni, ben venga. Se invece è capace di affrontare queste situazioni e risolverle, allora anche il consigliere Andrea Viscovo farà chapeau e dirà bravo Di Marzo, hai risolto le problematiche. Fino ad oggi le problematiche non sono state risolte e sono state aggravate. E questo è il punto. Cioè, non soluzione dei problemi, aggravamento dei problemi. Voglio dire, oggi la crisi amministrativa viaggia intorno, appunto, come si diceva, all'esclusione dalla giunta di 2 assessori, in particolare Giliberti e Manferlotti. Ma possiamo ricordare tranquillamente, e questa è una cosa che io tengo a chiedere anche al sindaco, possiamo ricordare che non più di un paio di mesi fa, 1 mese e mezzo fa, 2 mesi fa, si parlava del sindaco Di Marzo che appoggiava le posizioni di Giliberti sul progetto Termon, per esempio. Perché erano vicini, quindi oggi sono diventati nemici, 2 mesi fa erano sulla stessa barca. Ci sfugge anche un'altra posizione importante, quella dei consiglieri che oggi fanno parte dell'opposizione, Scognamiglio e Russo. Quindi c'è stata una fuga da questa, e la fuga credo che sia l'immagine più bella che possiamo identificare, proprio una fuga, una trasmigranza di le forze politiche che erano sostenute dalla maggioranza all'opposizione. Il sindaco, quel sindaco che difendeva Giliberti e tutte le forze politiche che difendevano Giliberti sul Termon, che, perdonami, si è preso solo la responsabilità di facciata di quel progetto,
perché quel progetto era fortemente voluto da chi oggi sta, continua a stare in maggioranza, ma lui, avendo quelle deleghe, doveva necessariamente prendersi, diciamo, la facciata di quel progetto, e non a caso tutte le forze politiche in quel momento lo proteggevano. Lo proteggevano perché avevano, diciamo, l'obiettivo interesse di portare a termine quel provvedimento. Lui si è sacrificato, credo, per questo, di Gilberto. Gilberti si è sacrificato per la maggioranza e per portare questo progetto, e credo, ma ovviamente poi eventualmente sarà lui a un giorno a confessarcelo, non è stato protetto allo stesso modo da chi gli aveva garantito l'appoggio in maggioranza. Quindi non è il sindaco che era sulle posizioni di Giliberti, ma erano tutta la maggioranza sulla posizione di Giliberti. Assolutamente, altrimenti il progetto Termoli in consiglio comunale non sarebbe passato. Ma credo che quello sia stato un grosso errore, e penso che un errore politico di questa amministrazione, e in particolare da tutti coloro che l'hanno fortemente voluto. Quindi oggi dimissioni giuste quelle di Giliberti, anche se il sindaco parla di azzeramento, un azzeramento che dovrebbe ridare vita, ma che a detta dell'opposizione tutta, mi sembra, no? È un azzeramento che è solamente Un azzeramento di facciata, perché ti ribadisco, sono convinto che verranno ripescati tutti i vecchi assessori, tranne i due che di fatto si sono dimessi, quindi il sindaco dice una bugia nel dire che è lui che ha azzerato, ma in realtà sono i due assessori che l'hanno abbandonato, sarà a breve avremo la conferma di tutto ciò. Ma io faccio due appelli: uno alle forze politiche che oggi sostengono il sindaco. Oggi governare a 9, lo dico per esperienza personale, è il più grosso errore che si possa commettere. L'ho commesso io, ma Pasquale Di Marzo era presente in quell'amministrazione, sa bene quali sono le conseguenze di governare a 9 e quali sono gli atteggiamenti politici dei consiglieri comunali quando si ha il peso specifico. E chiedo alle forze politiche che oggi sostengono Di Marzo di essere delle forze politiche responsabili, di tenere a cuore veramente il bene della città e prendere atto che la crisi politica è una crisi politica seria, e che non bisogna avere un governo di scopo, ma amministrare esclusivamente nell'interesse della città e basta. Per noi va bene così. Grazie mille e buonasera a tutti.